Ci sono segnali positivi per una ripresa di Alberto. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e per le tante dimostrazioni di affetto. Ci stringiamo alla famiglia di Marco in questo momento di dolore. Sono le parole affidate ad un comunicato dalla famiglia di Alberto Pin. Il gesto di Marco Bettollini, che ha tentato di salvarlo, non è stato vano. Alberto Pin è fuori pericolo. Il 46enne bassanese, giovedì poco dopo le 14, è entrato all'interno di un'autoclave per salvare il suo collega. L'azoto presente nella cisterna li avrebbe intossicati fino a perdere i sensi e a cadere a terra. Alberto Pin, 31 anni, da una prima ricostruzione dei fatti sembra essere entrato all'interno della cisterna per controllare un guasto tecnico nell'apparecchiatura che misura la quantità di vino presente nel silos. Non si sa bene per quale ragione, perché è una cosa che tutti sanno che non si deve entrare in un'autoclave, per cui non riusciamo a capire la ragione per la quale lui sia entrato. Nel primo caso il ragazzo stava facendo un'operazione che non si capisce bene quale sia nell'altra, è stato un salvataggio, poteva essere lui, poteva essere un vigile del fuoco, poteva essere un titolare, chiunque altro è andato lì perché, vedendo che questo non rispondeva, credo, si immagina, ha cercato di salvarlo. Il secondo è un eroe. All'interno della cisterna c'erano ancora alcuni centimetri di vino. Sarà l'autopsia a stabilire se il 46enne sia morto per annegamento o asfissia. Il PM ha disposto il sequestro dell'autoclave. Ora saranno le indagini dei carabinieri a far luce sull'accaduto, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano all'interno della cantina e che puntavano sulla cisterna dove sono entrati due enologi. Intanto non ci si spiega come mai Alberto Pin, capocantina e con molta esperienza alle spalle, sia entrato nella cisterna. In quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata che sarebbe dovuta entrare con delle apparecchiature. Marco Bettollini voleva ritornare a Roma. Insieme alla moglie Laura si era trasferito a Campese 10 anni fa, ma avrebbe voluto fare ritorno nella capitale, dove la sua famiglia possiede un'azienda di lieviti alimentari, ma il destino ha deciso diversamente.